Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio per essere qui stasera. Grazie di essere qui in questo bellissimo luogo di cultura. Ringrazio in particolare Giovanni Sacchi di Sabbia per l'ospitalità qui al Teatro Sant'Andrea. Un grazie pubblico stasera anche per i tanti messaggi, le mail, le telefonate di stima e affetto che ho ricevuto. Sono stati giorni intensi, particolari, direi complessi. Ritrovarsi oggi qui significa spiegarsi ancora per continuare a fare tanta strada assieme. Dunque, la vicenda potrebbe essere descritta così. C'è un aeroporto che funziona bene, con i passeggeri in crescita costante, che migliora i servizi e le infrastrutture attraverso l'autofinanziamento, ovvero gli utili vengono tutti reinvestiti senza far fare profitti a qualcuno, è pubblico e per questo rappresenta un bene comune di tutte e tutti i cittadini. Apriamo una parentesi. Che si trovi a Pisa è un dettaglio. Chiusa parentesi. A 70 km da questo aeroporto ce n'è un altro. Passeggeri così così, infrastrutture così così, autoinvestimenti poco o nulla. Apriamo una parentesi. Che si trovi a Firenze è un dettaglio. Chiusa parentesi. 5 anni fa chi si candida a governare la regione dice che vuole integrare questi due aeroporti, ma specializzando e differenziando gli scali attraverso quella che si chiama in termini tecnici holding pubblica. I cittadini lo votano anche per questo. Apriamo un'altra parentesi. Che si trovino questi cittadini in Toscana è un dettaglio. Chiusa parentesi. A un certo punto si decide la privatizzazione, si decide di privatizzare, cioè di dare in mano a un solo privato un bene di tutti. Così la regione vende le quote che ha delle società degli aeroporti, altre quote di altri soci vengono cedute e il dado è tratto. Con 70 km di distanza ci sono molti modi di integrare. Sicuramente fare una pista di atterraggio e decollo grande, ma tanto grande da essere un doppione competitivo, è un clamoroso errore. Eppure l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dà il via libera a tale pista e lo fa in aperto contrasto con gli strumenti di programmazione urbanistica della stessa regione. Apriamo un'altra parentesi. Che si tratti di un ente pubblico che dovrebbe tutelare gli interessi collettivi, è anche questo un dettaglio. Poi si fondono le due società. La maggioranza ovviamente è privata, si conferma la scelta di una mega pista nuova di zecca solo in uno dei due scali con altri ammodernamenti e si stanziano per fare tutto ciò 300 milioni. Apriamo la nostra parentesi, che siano euro è un dettaglio. Come sono distribuiti questi 300 milioni? 150 messi dal privato e 150 messi dallo Stato, ovvero da tutti i contribuenti. 50 tramite un decreto e 100 attraverso un impegno generico scritto in una letterina. Che il paese dove tutto ciò avviene sia l'Italia, anche questo è un dettaglio. O forse proprio un dettaglio non è, come il fatto che non è una storia di campanili. Perché se mettiamo fra parentesi, come ho fatto io descrivendo questa storia, i nomi delle città, della regione, del paese, questa storia potrebbe essere, anzi lo è, paradigmatica. Paradigmatica di come si può svendere un bene pubblico e collettivo, di come si voglia ottusamente privatizzare qualcosa che va bene
e che fa del bene alla collettività. E se anche fosse una storia di campanili, è evidente da quale parte tenda il campanile. Ma continuiamo la nostra storia. Nella vicenda della privatizzazione del sistema aeroportuale toscano ci sono alcune riflessioni e alcune domande che meriterebbero una risposta chiara, convincente, esaustiva, senza girarci troppo intorno. Primo, perché in data 16 luglio 2014 il Consiglio regionale della Toscana approva l'integrazione al piano territoriale della Piana Fiorentina, detto PIT, già adottato nel luglio 2013 per una pista di 2000 metri a Peretola, e il 22 settembre dello stesso anno il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, Vito Riggio, annuncia alla stampa, senza fornire troppe motivazioni, che preferisce la pista da 2400 metri? Secondo, perché il Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato in via definitiva il 30 settembre 2014, ovvero successivamente alla privatizzazione e a tutte le delibere regionali in materia di aeroporti, suddivide il territorio italiano in 10 bacini di traffico, individuando un solo aeroporto strategico per ognuno di essi, ma l'unica eccezione, guarda caso, è il bacino centro-nord, che avrebbe così due aeroporti strategici, Bologna-Marconi da un lato e Pisa-Galilei, Firenze-Vespucci uniti dall'altro. Forse perché solo diventando aeroporto strategico nazionale si può accedere, secondo la legge, al finanziamento statale? Terzo, perché la pista a 2400 metri è in netto contrasto col documento ENAC del febbraio 2012 e con il regolamento di costruzione ed esercizio degli aeroporti che obbligatoriamente deve rispettare la normativa internazionale? Cosa dice questo regolamento? Il regolamento sostiene che le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio su cui si vuole costruire la nuova pista sono riportate come pericolo per la navigazione aerea. Quarto, perché nessuno dice che il centro direzionale e dunque le scelte strategiche di Toscana Aeroporti, la nuova società dopo la fusione, si chiama così, saranno a Firenze? È chiaro a tutti cosa questo significherà per il futuro occupazionale, per lo sviluppo del Galilei e soprattutto per il destino dell'indotto che sul nostro aeroporto vive quotidianamente? Quinto, quanto valevano le azioni SAT all'inizio di questa vicenda? L'azione SAT Pisa oscillava su un valore di circa il 30% superiore a quello di ADF, cioè Firenze, mentre l'attuale valore di concambio delle azioni è praticamente paritario, pur prevedendo quasi il raddoppio del capitale sociale di SAT. Sesto, i famosi finanziamenti. I 300 milioni di euro sono così ripartiti, ricordiamolo, metà da parte del privato e metà da parte dello Stato. 50 milioni nei decreti attuativi dello Sblocca Italia di Renzi e 100 milioni attraverso una lettera annuncio del ministro Maurizio Lupi. Lettera annuncio arrivata alla vigilia della riunione dei soci per il voto sulla fusione. Senza nessuna certezza? Sì, senza nessuna certezza, senza nessuna certezza, perché la lettera annuncio di Lupi non è suffragata da nessuna copertura giuridico-amministrativa ed è stata immediatamente smentita dalla Commissione europea. Il governo doveva invece investire risorse statali in altro, non in un'opera inutile e dannosa, doveva investire nel trasporto pubblico per i pendolari e nel riassetto idrogeologico del paese. Ancora sulle risorse economiche, ricordiamo che l'integrazione al PIT del luglio 2014 aveva vincolato la realizzazione della nuova pista alla utilizzazione di soli capitali privati.
Quello che ha fatto il governo Renzi è tutto il contrario di quello che Enrico Rossi e la sua maggioranza hanno approvato. E veniamo ora al programma di mandato del sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, programma con cui il centrosinistra a Pisa è stato eletto. Testualmente la parte sugli aeroporti. Realizzazione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale e con il protocollo per il sistema aeroportuale toscano sottoscritto da tutti i soci pubblici di SAT-SPA, evitando la concorrenzialità dannosa dell'aeroporto di Firenze in caso di scelte di potenziamento infrastrutturale, nei limiti previste e fatti in autofinanziamento da ADF-SPA, mantenendo tutte le previsioni di investimento e di sviluppo dell'aeroporto Galileo Galilei e valorizzando nelle iniziative di integrazione i risultati del management di SAT-SPA. Apriamo un'altra parentesi. La nuova Pisa, insieme, programma di mandato 2013-2018, approvato dal Consiglio Comunale di Pisa, delibera numero 51, 17 ottobre 2013, pagina 57, così uno se la va a trovare. Ribadiamo però il punto. Evitando la concorrenzialità dannosa dell'aeroporto di Firenze in caso di scelte di potenziamento infrastrutturale, nei limiti previsti e fatte in autofinanziamento da ADF SPA, cioè da Firenze. E allora, permettetemi uno sfogo ad alta voce, chi è coerente e chi non è coerente? Chi è in linea con il programma di mandato votato dai cittadini pisani e chi no, alla luce di questo aspetto del programma di mandato? Vedete, la coerenza è una parola da maneggiare con molta cura, una parola che non si può e non si deve usare a sproposito. Anzitutto, si è coerenti quando non si è una persona buona per tutte le stagioni, quando non si dice tutto il contrario di tutto, quando si ha il coraggio, una volta che si perde, di fare un passo indietro, anche se si sta portando avanti delle cose positive nel governo della città, anche se ti viene riconosciuto un lavoro positivo, è naturale che in un'esperienza, Pisa compresa, ci siano frizioni, problemi, criticità. Un'esperienza di governo vive di questo, vive di contraddizioni, ci si può confrontare anche aspramente, ma tutto si può ricucire, tutto si può mediare se il quadro d'insieme tiene, se il quadro d'insieme lo consente. Poi, però, in politica ci sono delle vicende, come quella della privatizzazione del sistema aeroportuale toscano, che diventano sovraordinanti, che sono più rilevanti e importanti, che vanno oltre e che, io lo credo profondamente, se no non avremmo fatto tutto questo, segneranno in negativo il futuro di Pisa, il domani del nostro territorio. Senso di responsabilità vuole che ci si fermi ancora a riflettere, che si chiami nuovamente la città a discutere, che si chiami nuovamente la città a un confronto pubblico, a un confronto aperto, a un confronto trasparente. Qui, da questa sede, stasera, lo dobbiamo rilanciare con forza. Chiamiamo la città a discutere. È sbagliato rinchiudersi nelle stanze, asserragliarsi nei fortilizi. Non è che se il problema si risolve dentro gli equilibri del Partito Democratico, allora significa che il problema è risolto anche per la città. Questo per noi non è accettabile. E penso anche, sì, che il senso di responsabilità possa arrivare anche a far dare le dimissioni a una persona. Perché, lo dico con chiarezza, è stato un errore accodarsi al voto favorevole alla fusione, non differenziandosi minimamente. Gli eventi che ho qui ricordato sono stati anche oggetto di battaglie comuni nei mesi scorsi, iniziative importanti prese dall'amministrazione comunale insieme alla città. Proprio in nome di quella coerenza bisognava segnare una distanza da un modo di governare dall'alto, con arroganza e con prepotenza. Nel programma elettorale si parla di holding pubblica e poi però si privatizza, come fa Rossi. Basta una lettera annuncio di un ministro per assicurare un finanziamento, eh? E appunto, lo ricordo, non sono bruscolini, sono 150 milioni di euro e tutto va bene.
Non si può accettare tutto questo come ineluttabile. Io e la mia forza politica, Sinistra Ecologia Libertà, non potevamo accettare tutto questo. Ecco le dimissioni, ecco l'uscita dalla maggioranza, ecco la collocazione in una area di opposizione responsabile e costruttiva. Io personalmente non ho mai amato la retorica dell'antipolitica, quella retorica che più o meno fa così: sono tutti uguali, rubano tutti alla stessa maniera, sono attaccati alle poltrone con la colla, avete fatto l'accordo col PD per la poltrona. Vi assicuro però che i fatti di questi giorni mi hanno convinto definitivamente, nutrivo ancora qualche dubbio ma purtroppo non è così, che anche in molti ambienti di una super sinistra e soprattutto nel gruppo dirigente del Partito Democratico si è davvero introiettato il virus dell'antipolitica. Sul mio conto si è detto sostanzialmente così: furbo quello, ci sono le regionali, si è dimesso per candidarsi, è una mossa a tavolino per fare il consigliere regionale. Ecco, ho già tranquillizzato tutti, lo faccio nuovamente stasera: non mi candido alle regionali, né a consigliere, né a presidente di regione, né da nessuna parte. E dico di più, io capisco che ormai alcuni, sindaco compreso, siano abituati a pensare: cosa farò fra 2 o 3 anni quando finirò l'attuale incarico? Ecco, io penso che politica, la politica con la P maiuscola, non sia spostarsi da una poltrona all'altra, da una poltrona più piccola a una poltrona più grande. Chi lo pensa, chi usa queste argomentazioni perché non ne ha altre, fa antipolitica e dunque alimenta un clima torbido, agisce come macchina del fango. Dimettersi se non si è d'accordo nobilita la politica, dimettersi secondo me se non si è d'accordo è buona politica, perché la politica, io penso, sono le idee, le azioni, gli strumenti che utilizzi e che metti in campo per cambiare le cose, per cambiare la vita. E se uno strumento non va più bene, cambi strumento, cambi mezzo, mantenendo la barra dritta sulle idee che vuoi provare a realizzare. E non è solo un problema del sottoscritto o un problema di un partito. Anche nel Partito Democratico ci sono stati, proprio sulla vicenda della privatizzazione del sistema aeroportuale toscano, dissensi e prese di posizioni nette, anche nella fase della fusione. Uno su tutti, Paolo Fontanelli. E ancora, le dimissioni dal PD e l'uscita dalla maggioranza del consigliere comunale Stefano Landucci, a cui va tutta la mia stima e il mio affetto umano e politico. Senza contare le tante associazioni, comitati, a partire da quello dei piccoli azionisti, che in questi mesi hanno costruito una vera e propria campagna non campanilista. E poi la città, che non ha voluto e si ostina a giudicare l'aeroporto Galileo Galilei un'infrastruttura fondamentale, un'infrastruttura funzionante, pubblica, che si è opposta alla svendita al privato, agli interessi dei profitti del privato. Altro che appelli di intellettuali. Vedete, al di là di chi firma e di chi non firma un appello, se lo sapeva, se non lo sapeva, io questo non ci voglio entrare. Vorrei solo dire sommessamente che, come diceva quel regista, le parole sono importanti, le parole sono pietre. Allora la dico così: l'incipite dell'appello è singolare. Abbiamo appreso dalla stampa che se l'esce dalla maggioranza che appoggia il sindaco di Pisa, prendendo a pretesto la questione dell'aeroporto. Giudichiamo questo gesto molto grave e legato a questioni che assai poco hanno a che fare con le competenze del comune di Pisa. Non l'ho scritto io, era l'incipit dell'appello. Prendere a pretesto questioni che poco hanno a che fare con le competenze del comune di Pisa?
cioè l'aeroporto di cui siamo azionisti? Davvero un appello incredibile e anche un po' incoerente, questo sì. E allora, che fare adesso? Certo, ci sono tanti progetti avviati, tanti progetti in cantiere sulla cultura. Ci sono tante persone qui che, con le quali abbiamo costruito tanto. Abbiamo costruito tanto. Io non voglio fare la lista della spesa, però delle cose insieme importanti ci sono state. Penso, solo per fare alcuni esempi, alla crescita di Palazzo Lanfranchi, che in 2 anni ha aumentato i visitatori da 4.900 a 13.400, al consolidamento delle rassegne culturali con oltre 40 appuntamenti periodici ogni anno, alla valorizzazione delle scuole di musica, ai grandi concerti di nuovo in Piazza dei Cavalieri, agli investimenti per la salvaguardia, la valorizzazione dei beni culturali e, cosa che io non reputo scontata e banale, l'aumento dei finanziamenti alla cultura nel bilancio del comune. Non solo l'aumento dei finanziamenti al Teatro Verdi, l'aumento dei finanziamenti complessivamente ai capitoli della cultura. Basti pensare che è in pubblicazione un bando per le associazioni culturali, per la loro attività ordinaria, da 60.000 euro. Mai prima di quest'anno era stata stanziata una cifra analoga. E poi la crescita straordinaria della nuova biblioteca comunale. Anche qui un ragionamento che dice sempre bisogna fare le cose in centro, quasi che se punti il compasso sempre in ponte di mezzo e poi allarghi il cerchio, quando invece il centro e la periferia è dove punti il compasso, non stare a ragionare su cosa è consolidato. Quando stava in Palazzo Pretorio faceva 6.000 prestiti l'anno, eppure era in centro. Lo spostamento alle piagge, 2.000 metri quadri nuovi, tutta gestita direttamente, senza esternalizzazioni, con una dedizione pazzesca, con oltre 130 iniziative. I prestiti, Palazzo Pretorio 6.000, sono risultati nel 2014 oltre 30.000. E ancora, questo è proprio, secondo me, il senso dell'apertura: più spazi per gli artisti di strada in centro storico e più spazi per i writer, con la donazione di 10 muri pubblici per l'arte urbana, tutto questo nella città di tutto mondo di Keith Haring, per cui, lo ricordo, nell'estate 2013 il Ministero dei Beni Culturali ha fatto scattare il vincolo. Ma più che le cose, a me convince il metodo che abbiamo adottato. Fare rete, condividere, anche criticare, ma alla fine saper fare sinergia fra persone e progetti. Questa è stata la cosa più bella di questi 20 mesi. Facendo così si impara a crescere, perché non smetti mai di donare qualcosa di te e soprattutto non smetti mai di avere bisogno degli altri, di colmare le tue mancanze, i tanti desideri che hai. Ecco, per i prossimi mesi non perdiamoci di vista, non solo sulla cultura e per la cultura, che poi è tanta parte delle nostre vite, ma anche sulla città e per la città. Ripensiamoci insieme, affrontando i grandi temi che abbiamo davanti e per una volta mettendo al centro le parole fondamentali con cui vorremmo declinare Pisa. Prova a dirne alcune: apertura, felicità, qualità, quartiere, spazi, tempi, natura e soprattutto una città a misura di bambine e di bambini. Perché il primo pensiero di come sarà Pisa deve essere rivolto a chi la vivrà domani, che poi sono i bambini e le bambine delle bambine e dei bambini di oggi. Italo Calvino è il mio autore preferito. Chi
chi mi conosce bene, questo lo sa. C'è un brano di Palomar che ho trovato davvero adeguato a questo momento della mia vita, ma credo anche a questa serata. Scrive Calvino: la vita d'una persona consiste in un insieme d'avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Non perché conti di più dei precedenti, ma perché una volta inclusi in una vita gli avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico, ma risponde a un'architettura interna. Ecco, pensiamo all'insieme degli avvenimenti e alla nostra personale architettura interna. E magari anche all'architettura che potremmo dare tutte e tutti insieme, nessuno escluso, al nostro futuro e al futuro della nostra città. Magari riusciremo davvero a cambiare il senso di tutto l'insieme. Grazie ancora e buona vita. Sopra un albero, non è neanche un mare.